sono in via Imperatore Federico, a pochi passi dall'ex Fiera del Mediterraneo, ho trovato una realtà che mi ha riportato indietro nel tempo. Oggi sono sempre più rare, vuoi per necessità, vuoi per virtù, visto quello che oggi è possibile fare con i nuovi strumenti come i telefonini, però la nostalgia di quell'attesa alle cabine prima di poter chiamare, dello scatto, del vedere cader giù il gettone e segnare così anche il tempo, cioè una telefonata prima contavamo la sua durata, dovevamo stringere, avere il dono della sintesi se ci trovavamo sprovvisti di credito. Quando avevamo quei telefoni fissi con un filo che ci tenevano però liberi, mentre oggi siamo con dei telefoni senza filo che ci tengono incatenati al dover rispondere, incatenati alle notifiche. Ricordo quando si usciva nel pomeriggio, anche da ragazzini, per andare a giocare, l'unico elemento che ti collegava a casa o all'amico era il gettone telefonico e successivamente le schede telefoniche. Ecco, c'era la cabina. La cabina era il punto di riferimento per aprire quei collegamenti, quei link che ci tenevano così connessi a casa nostra, agli amici, e poi negli anni a venire anche alle persone di cui ci siamo innamorati.